Oggi mi trovo qui al cimitero della stazione di Loreto, nella tomba di Carla Zichetti. Però mia madre stavolta non c'è venuta, perché il sole batte talmente forte che gli faceva male a essere qui a sede a guardarmi mentre sistemavo la tomba. Piano insolazione. Dopo sappiamo bene che l'insolazione non fa bene per niente per la testa. Io l'ho presa talmente tante che ormai la testa mia è fatta finita, quindi una in più, una in meno non mi fa tanta differenza. Però mia madre puretta c'ha una certa età, bisogna che sta molto attenta. E Carla Zichetti è stata una donna straordinaria che nella sua vita ha fatto tanto del bene, ha operato il bene e ha donato tanto amore per il Padre Eterno, per se stessa e per gli altri, e specialmente per gli ultimi di questo mondo, specialmente per le persone umili. Lei ha fatto tanto del bene, ha donato tanto amore, quindi ha seminato talmente tanto amore che lo sta raccogliendo in paradiso per sempre, per l'eternità senza fine. Quindi Carla Zichetti sono certo che starà in paradiso in questo momento. Io a lei dico l'eterno riposo, come si fa generalmente per tutti i defunti. Però essendo in paradiso, si dovrebbe dire un gloria al Padre, come i bambini piccoli, no? Quando nasce nei morti, oppure muore dopo un mese, due mesi, quelli angioletti che stanno in paradiso, e bisognerebbe di un gloria al Padre. Io adesso dico ambedue, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. L'eterno riposo dona a Carla Zichetti, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. Adesso comincio a sistemare intorno a sta tomba, a levare le piante superflue, e ci lascio i fiorellini che ci ho piantato quel giorno con mia madre, mentre stava qui pure mia madre a sede. Però quella volta era, mi pare, luglio, se non sbaglio, oppure giugno, manco mi ricordo più. Dai, comincio intorno oppure comincio in mezzo lì? Boh, mi sa che è meglio intorno stavolta, dai. Inizio a scarpì l'erba. Ripulisci un attimo intorno, poi in mezzo. Lo devo fare vicino il marmo della lapide e della tomba stessa. Pulisco solo nei lati, perché sennò il resto lo fa il giardiniere del cimitero. Perché passa quella macchinetta taglia erba, però non può le passare proprio vicino alle tombe. Quello serve il decespugliatore e il soffiatore per togliere i pezzi di piante che, mentre taglia il decespugliatore, vanno a finire sopra le tombe. Io lo so perché l'ho fatto quel lavoro. Vedi? L'importante è a pulire un po' intorno, a togliere l'erbaccia superflua. Vedi? È dall'altro di ieri che sistemo le tombe. Prima quella di zio Mario, per chi è che mi segue, che non è un fan de paia, chi è che mi segue lo sa. Prima quella di zio Mario, il mammo. Poi quella di zia Dalila, l'ultima moglie che ci ha avuto il mammo. E adesso questa qui di Carla Zichetti. Dopo tutti i miei parenti, tutto il resto dei miei parenti stanno nei loculi. Non c'è bisogno da pulire nei loculi, perché se trovano nei piani superiori dei loculi. Se erano nel pian terre, allora bisogna pulire. Adè, strocco l'erbaccia superflua
e poi porto via tutto. Però prima che porto via tutto, l'erba che strocco in questo momento lateralmente, dopo pulisco in mezzo. Alla fine porto via tutto. Dopo, una volta che ho fatto, devo leggere degli articoli che mi ha dato mia madre. Ha detto da leggerli. Però mi dice sempre, non li leggi in un video, leggeli da per te. Però è peccato a non comunicare, a non leggere delle cose importanti e a non condividerle con gli altri. È un peccato. A me piace la condivisione, quindi bisogna che li leggi in tei video. Così lo sai pure te che stai a guardare. Condividere è una cosa bella, la condivisione. Vedi, io quanto so curioso da sapere, da vedere Carla Zichetti adè cosa starà a fare in paradiso, no? Cosa starà a fare in questo momento? So proprio curioso da vedere e da sapere. Te saresti curioso o curiosa da vedere i tuoi cari cosa stanno facendo nell'aldilà? Io sì. Tanto questa vita qui, questa qui di vita che mi stai a guardare, è solo momentanea. È un passaggio verso la vita eterna. Quindi la vita eterna non finisce mai. È senza fine. Senza la malattia, senza la sofferenza, senza la tribolazione, senza la morte. Quindi immaginiamo, è inimmaginabile, anche se immaginiamo, io stavo a dire, immaginiamo quanto dura, no? Senza, è senza tempo. Carla Zichetti lo diceva sempre, alle briciole, lei determinava le persone ultime del suo mondo che nessuno le valutava lei come Teresa de Calcutta, ha fatto tipo Teresa de Calcutta lei, e le ultime del suo mondo, le persone ultime proprio definite per il mondo che nessuno gli dava spazio nel parlare, nel dialogo, nell'accoglienza, lei glielo dava. E glielo diceva sempre, che non finiva qui la vita e che questa era solamente un'ombra della vita vera. Adesso sono io a dirle queste cose, perché non le dice nessuno. E come ha detto mio cugino ieri, mio cugino Luca, ha detto che quando andiamo al cimitero, che vediamo le tombe, veniamo qui, non ci crede, non lo sentiamo che pure noi dobbiamo andare a finire qui, non ci rendiamo conto. Ma però, prima o poi, a posto, adesso io ho pulito intorno e comincio a pulire in mezzo. Pare facile, no? Però ci vuole, Pare che è un attimo sto lavoro, ma ci vuole. Bisogna selezionare le piante che sono ancora fresche con quelle che sono secche. Poi bisogna togliere il sfilzico delle piante inutili, l'erbaccia con l'erba buona. Quindi io sto a fare la selezione che farà Dio quando ritornerà nella terra. Selezionerà i buoni dai cattivi. Coloro che hanno operato il male li porterà nel forno crematorio, nel forno della giustizia. Mentre quelli che si sono comportati bene
li porterà nel forno della purificazione, del fuoco d'amore. Pensa un po'. Chi adesso ci voleva un par di forbici, però io adesso faccio una buona selezione, mi ci vorrà un po' di tempo, però pazienza. Io documento tutto, anche se mi ci vuole un po' troppo, però pazienza. Se te non vuoi sta a guardare, metti avanti, fa come ti pare, mica te sto a costringere a guardare sul filmato, eh. Però io ce lavoro qui, finché non ho finito il lavoro riprendo sempre. Io do un da via che chi deve essere perfetto. Solo che mi ci voleva un par di forbici, che non c'ho. Non mi sono procurato niente oggi, perché i fiori, a cambiare i fiori non posso, perché oggi è la giornata di Ferragosto, è il 15 agosto, oh, Ferragosto, che sarebbe la ricorrenza di Maria Assunta in cielo, quindi la festa di Assunta. Chi è che si chiama Assunta, auguri, un po' in ritardo perché su video sarà pubblico domani, se Dio vuole. Auguri a tutte le Assunte, però solo una persona è stata assunta in cielo, anima e corpo, no? Solo una donna, e questa donna è Mamma Maria, assunta in cielo. Ringraziamo a Dio che ci ha donato sua madre come nostra madre. Poi ieri mi ha dispiaciuto un bel po' che un amico mio, che non dico il nome, è meglio, mi ha detto che sente che Gesù non lo ascolta. Io gli ho detto: guarda che quando senti che non ti ascolta Gesù, siamo noi, quando sentiamo che non ci ascolta Gesù, siamo noi che non riusciamo a ascoltare la voce dell'amore. Perché Gesù ci ascolta sempre, capito? E questo serve per tutti voi altri, per tutti noi, anche io compreso, eh? Quando ci sentiamo che Dio non ci ascolta, ci pare che non c'è, non ci ascolta, no? Siamo noi che non ci stiamo e non ascoltiamo. Quante volte lo devo ripetere in teleregistrazione? Che alla fine è l'uomo che è stato ingrato contro Dio. Ha deciso la sua dannazione, l'uomo. Vedi, io devo struccare tutte le radici delle erbacce, perché sennò a forza da venire su le erbacce soffuca l'erbetta quella buona. E anche i fiori, quelli lì che ho impiantato, sono mia madre, che non è stati più innaffiati. Qui non ha piovuto più, avrà piovuto 10 minuti di numero. Dopo si secca tutto, no? Io per 11 mesi, anche se non te può fregare meno, ho fatto il giardiniere. Ovviamente c'avevo gli strumenti adatti. Mi dava nel comune, mi passava la strumentazione per tagliare, il tagliaerba, il decespugliatore, dopo le seghe per tagliare i rami.
Sapevo fare tanto bene, ma ne ho mandato via. Ma ne ho mandato via perché era finito i buoni di lavoro al comune. Se no, io andavo bene. Quando cominciò a andare bene, mi mandano via la gente. Perché finisce i buoni, finisce le agevolazioni, finisce tutto. Adesso io per selezionare bene dovrei levare i sassi, dovrei levare i ciocci e li devo poggiare qui, come al solito, eh? Li devo mettere lì in modo che così ho più spazio per la selezione. È come Dio, no? Che manderà gli angeli a purificare la terra e prima della purificazione selezionerà i prescelti. Per selezionare i prescelti c'ha bisogno di fare spazio con quelli che non è prescelti, e per far spazio cosa manderà? Il fuoco purificatore, che fonde, purifica e risana, eh? E per far spazio anche l'acqua darà il suo aiuto. Per forza d'inerzia il pianeta si sposterà, eh? E l'acqua spazzerà via un sacco di robacce. Capito? Non manderà più il diluvio, ma manderà il fuoco. Quindi ci sarà anche l'acqua che purificherà. Infatti, dai scritti di Carla Zichetti, le sue profezie, siccome Carla Zichetti era illuminata da Dio nella sua vita, perché ha fatto talmente del bene, era una persona evoluta nell'amore e nell'anima, nello spirito. E tutte le persone evolute nello spirito c'hanno profetizzano, capito? Tutte le persone che sono evolute nello spirito hanno fatto delle profezie e ci hanno avuto delle rivelazioni da parte di Dio, e Carla Zichetti è stata una tra coloro che sono stati evoluti spiritualmente e ci hanno avuto delle profezie e lei e delle veggenze. Lei mi ha detto: Matteo, senti un po' bene, vieni un po' più vicino che te lo racconto. Quando venì a Loreto, Carla Zichetti mi chiamava, mi diceva: Matteo, vieni, vieni un po' qua. E dopo mi raccontava. Mi ha detto che il Signore, il Padre Eterno, manderà il fuoco e l'acqua a purificare. Ha detto che in Italia, per la maggior parte della penisola, sarà purificata dall'acqua, manderà delle piogge incessanti talmente intense che purificherà la gran parte della penisola italiana, e altre parti del pianeta Terra invece saranno purificate dal fuoco e dalla fusione dei vulcani, la lava, il magma, capito? Ecco qua, prima però che tutto ciò accada, ha detto che la Madonnina darà un segno soprannaturale e indistruttibile che nessuno può distruggere, e tutti lo vedranno, anche i più atei, i più scettici, anche tutti coloro che non hanno mai creduto a niente, lo vedranno tutti, e un segno soprannaturale, pensa tu, pensa un po', che lo vedranno pure quelli dei mass media, sarà visualizzato anche per televisione, anche chi è che non riuscirà ad andare a Maggiugorje, perché ci sarà talmente tanto, come te posso dire, tanta gente che andrà oltre a vedere il segno, che non ci sarà più posto, a parte che il segno durerà un po' di tempo, però ci sarà solo 3 giorni per la conversione, rimarrà solo 3 giorni per la conversione di cuori. Dopo da quando il segno sarà visibile sulla collina del Podrobo, rimarranno solo 3 giorni per la conversione dei cuori. Dopodiché non si farà più in tempo per convertirsi. Pensa un po', dopodiché ci sarà
lo scompenso geomagnetico sulla Terra, sul pianeta Terra. Cosa sarà questo scompenso geomagnetico? Molto, molto, molto probabile è lo spostamento dell'asse magnetico della Terra, ancora più intensamente di quella volta del 2006, quando si è spostato l'asse magnetico di molto. E stavolta si sposterà molto di più la Terra e subirà un cambiamento drastico, geologico e spirituale. E tutti coloro che non saranno pronti per il salto quantico non riusciranno a sostenere questo cambiamento. Senti un po' il treno, sta a passare il treno. Sembra una falsa, no? Sembra una burla, sembra una bufala, no? Ormai nel web dicene quella è una bufala, quell'altra è una bufala, tutta una bufala. Dicene una notizia, dopo tutta una bufala, ma le notizie della Madonnina e Gesù non sono mai state bufale o fesserie, sono state sempre vere, reali e concrete. Tutte le profezie si sono sempre avverate. Le profezie però no mai o che sia. Le profezie proprio della Madonnina, tutto quello che ha detto si è avverato. Infatti quella volta quando diceva della guerra del Golfo, la guerra in Bosnia e tutto, e anche altre guerre che c'è state, la prima guerra mondiale, la seconda, la terza, ci aveva sempre ragione, si è avverato tutto. Capito? Tutto si è avverato. Adesso il fatto dell'apparizione che tutti vedranno del segno nella collina del Potropo a Međugorje, quello sarà una cosa reale, concreta, e tutti la vedranno, anche i più atei, anche i più agnostici, scettici, quelli che te pare. Pensa tu che roba. E poi darà la notizia padre Peter, che la Madonna gli ha detto ai veggenti: scegli un sacerdote che darà per dare la notizia quando sarà il segno, e loro hanno scelto padre Peter, perché padre Peter gli è sembrato il sacerdote più adeguati per dare la notizia. Allora, c'è un sacco di erbaccia qui in mezzo, che per toglierla ci vuole un po' di tempo, ci vuole la pazienza, la pazienza. Quindi quant'è importante vigilare nell'amore, quant'è importante amarsi, a volersi bene tutti i giorni e a coltivare il bene reciproco, perché più uno coltiva il bene e più raccoglie il bene. Io mi ricorderò sempre una persona che mi ha amato tanto, mi ha detto, mi diceva sempre, no? Se tu semini il vento, raccogli tempesta. Capito? Quindi invece io come persona dico: chi semina il bene, raccoglie il bene. Chi semina il male, raccoglie il male. Non è che uno semina l'urtica e nasce le rose. È ovvio, no? È ovvio. E poi è semplice, è una cosa chiara e semplice. Quanto è bello seminare l'amore tutti i giorni? Tantissimo. È come Gigi D'Agostino una volta aveva mixato con la musica l'amor toujours, l'amore tutti i giorni, no? Mi ricordo nel 98, quando l'ho sentita per la prima volta, io stavo andando con l'aereo all'Italia in un posto e l'ho sentita questa canzone sopra in aereo, no? E mi è piaciuto tantissimo, e una miseria, quanto mi è piaciuto. Guarda, io oltre che seleziono, poto le piantine, perché più le poti e più viene su forti, come i capelli, no? Più te li tagli e più viene su forti, perlomeno se fortifica, se dovrebbe fortificare.
Vedi, quindi la selezione è inevitabile. Il pianeta Terra sta subendo delle, come te posso dire, delle energie, delle frequenze molto basse che gli manda l'uomo ingrato contro il Padre Eterno. Non si comporta bene contro il pianeta, no, l'uomo. Nemmeno con Dio si comporta bene, che l'ha creato dal nulla. Te pensa, Dio ci ha creati dal nulla e l'uomo non si comporta bene contro Dio. Quindi la Terra inevitabilmente si deve purificare, sente il bisogno di lavarsi, da purificarsi. Quindi la purificazione del pianeta Terra è imminente. Cosa significa? Significa che la purificazione ci sarà presto. Dopo uno dice, come è una vita che, per esempio, i testimoni di Geova dicono sempre che la fine del mondo, la fine del mondo. Dopo c'è un sacco di personaggi illustri che dice che la fine è certa, la fine è vicina, qui, la fine qua, la fine là, la fine su, la fine giù, e non finisce mai. Certo, il pianeta mica finisce. La fine del mondo è intesa come la fine della generazione. Di questa generazione, capito? La fine della generazione, questa generazione qui che è stravolta dal peccato del male, perché sta sempre facendo il male su tutto, non riesce a amare, non riesce più a rispettare l'ambiente. Quindi si è degradata talmente tanto questa generazione che non riesce a fare le cose bene e è contro il Padre Eterno, è contro l'amore. Questa generazione è divenuta avversa non solo contro Dio e contro il pianeta, ma contro se stessa, capito? Quindi è inevitabile che il pianeta si purifichi, se vuole lavare il pianeta, perché non ne vuole più. I quattro elementi nel 2002 ha chiesto a Dio, al Signore, al Padre Eterno, se si poteva ne incazzare contro l'uomo. E Dio gliel'ha concesso, perché Dio è infinita giustizia e amore. E non vuole che il pianeta Terra viene distrutto dagli esseri umani. Oppure da coloro che lo abitano. E quindi Dio ha concesso ai quattro elementi di purificarsi. Hai capito? Guarda qui, l'erbaccia. E poi ci sta pure sotto, capito? Ci sta pure sotto un sacco di radici. Io levo tutto. Tutte le radici che dà fastidio le levo tutte, in modo che viene su rigorose se piantine e se riprendono. Dopo le innaffio e ogni tanto ci devo venire qua. Cioè dovrei venire più spesso perché così è troppo di rado, una volta ogni mese e mezzo. Carla Zichetti. Della tomba c'è scritto, da un piccolo sì, un grazie e un dono per sempre. Sempre col sorriso. Ci ha avuto un sacco di mali, l'ha portati avanti sempre col sorriso. Carla Zichetti. Quindi noi preghiamo per i nostri cari defunti, chiediamo la loro intercessione. Io qui sto quasi a finire a selezionare. Dopo pulisco tutto intorno.
E infine te leggerò degli articoli importanti. Però io preferisco discorre. A legge è importante, eh. A legge è molto importante. Però a parlare, a dialogare, la comunione, è molto pure più importante di un libro. Lo vedo? A fare comunione con gli altri, reciproca, una comunione reciproca, per esempio io sto a parlare con te adè, è molto più importante da leggere un libro. Quanto si socializzava prima del computer, prima del cellulare? Eh? Quanto si stava meglio quando era peggio, no? Si diceva. Si dice, quanto si stava meglio quando era peggio? Eh? Questa pora pianta qui la dovevo tagliare con le forbici perché veniva su meglio. Così viene su scrimenzita, un po' sbudellata, ma niente, non è, dai. È come se io mi faccio tagliare i capelli da mio cugino Riccardo, perché lui è un barbiere. Adè è chiuso, non mi posso far tagliare i capelli, la zazzera. Più li taglia e più mi viene su forti. Questi io li taglio tutti in modo che viene su più forti, va. Questo, sta pianta grassa, la taglio un pezzo. La taglio un pezzo in modo che si rinvigorisce. Questa piantina qui è secca, purtroppo, che abbiamo piantato io e mia madre. Però può essere pure che viene su, dai. La selezione è stata molto drastica. Sono stato molto drastico a selezionare qui. Mi pare che ho selezionato quasi tutto. Sto a levare tutto. Senti un po' il treno che adesso passa. È freccia roscia. Però non te lo fa vedere perché è tutta un'arte a girare, basta. Guarda tu, in un mese quante, come te posso dire, erbacce è nate, oh. Dell'arco di un mese, guarda l'erba cattiva che è nata. Allora questo cosa ci fa capire? Su tutto dobbiamo capire sempre qualcosa, eh? Anche se non ce ne va, ci deve far capire che se noi non ci proteggiamo, non ci liberiamo dal male, che sarebbe le piante inutili, eh? L'erbaccia, se non ci liberiamo dall'erbaccia tutti i giorni, ci cresce l'erbaccia tutti i giorni e dopo ci ingoffa, come te posso dire, ci soffoca. Le piante, l'erbaccia ci soffoca al male. Quindi tutti i giorni, perché è importante recitare il rosario, la coroncina, appiare i sacramenti tutti i giorni, una volta a settimana, vabbè, è sufficiente una volta a settimana. La Madonna si raccomanda che almeno una volta al mese da confessarsi, almeno una volta al mese, il sacramento della confessione, importantissimo, eh? E apprende Gesù Eucaristia almeno una volta a settimana, perché Gesù ci ha detto chi mangia di me vivrà in eterno, quindi se noi ci nutrimo di Gesù vivremo in eterno. Quindi quant'è importante nutrirsi di Gesù? Tantissimo. Però non famo che state a guardare questo video, ma non ve ne frega niente andare in chiesa alla messa perché se giudica il prete o il sacerdote o il frate. Se no ci andiamo, lo dobbiamo fare per Gesù, mica lo dobbiamo fare per il prete. Perché il prete è una persona come noi, peccatrice, che ha le lacune. Come noi altri, ognuno di noi abbiamo le lacune nostre e dobbiamo pensare tanto per noi stessi. Dopo se un prete sbaglia, bisogna dirlo al vescovo, bisogna dirlo alla persona competente. Non bisogna giudicare
e lo dobbiamo dire, diciamo, oh, che cavolo fai, sbagli, stai a sbagliare, come mai, oh, che buon esempio dai alla gente, alle pecore smarite, alle pecore smarite, che buon esempio dai, non dai buon esempio, come fai a portarle verso la luce, e lo dobbiamo dire, dai, non siamo buoni a dirlo, è nostro dovere ammonire, però no giudicare, perché loro puretti, consacrati e più soggetti al peccato, perché il demonio li manovra come gli pare e piace a loro, come pare e piace a lui, perché il demonio fa del tutto per traviare i consacrati in modo che le pecore vanno a finire nella tenebra. Cioè, pensiamo noi un tantini a queste cose. E no? Non ci pensiamo? È ora che ci pensiamo. Perché i sacramenti ce l'ha donati Gesù in persona, eh? Dio fatto uomo in Gesù. Cosa significa? Significa che Dio si è fatto uomo, è venuto su sta terra e ha redento il peccato di tutte le generazioni. Ha redento, cosa significa? Ci ha salvato dalla morte e dal peccato che l'uomo ha scelto. Guarda un po' che selezione, che buona selezione che ho fatto stavolta. La piantina grassa ci è rimasta appena appena, un piccolissima, però niente, non è. Così viene su forte, vigorosa, come se io mi tagliassi i capelli quasi a zero. Questi viene su più forti. Invece guarda lì, barba, capelli, controcapelli, spulsi, go. Sono un vecchio, prima del più vecchio di quello che paro. Oh, a forza da scavare tiro fuori al corpo di Carla qui. Carla, scusami che io te sto a pulire la tomba. L'eterno riposo dona a Carla, Signore. Risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. A posto, dai. Adesso guardo bene dentro chi, se c'è qualche altra erbaccia. Vedi, infatti la trovo sempre. Oh. L'erbaccia non muore mai, oh. L'erba cattiva non muore mai, si dice. Come per dire, le persone cattive non morrene mai. Ci sono sempre. Guarda che roba. Non finisco più da tirare su. Perché dentro chi c'è le radici dell'erba cattiva che bisogna eliminarle tutte se uno gliela fa. Così viene su molto più raramente. Ci vuole più di un mese. Invece se c'è le radici, basta 2-3 giorni, già viene su tutto. Dopo per... Chi è il treno? È un treno, eh. Sai che mi piace a pulire le tombe a me? Io te l'ho detto, no? Ho fatto 11 mesi il giardiniere. In altri 11 mesi ho fatto riesumatore del cimitero. Riesumavo i zombie, i morti. Quelli che morti da 70 anni nelle tombe di famiglia andavo sottoterra alle 5 di mattina. Andavo sottoterra a tirare fuori la cassa. Da per me... Dopo il collega mio del lavoro mi aiutava un tantì. Quello è un lavoro che mi piaceva. Però era condizionato
da un termine, da un contratto a termine che mi avevano promesso che me lo prolungavano per sempre. Dopo però, siccome due miei ex colleghi del lavoro si sono denunciati a vicenda minacciandosi di morte, mi hanno mandato via e ci sono andato di mezzo pure io che non c'entravo niente. A st'ora affaticavo al cimitero e te non stavi a rompere, a commentare le cazzate, va a faticare, sempre quelle mi dite. Facci te a faticare, eh? Stai a faticare già? Vabbè, ognuno il suo lavoro. Io il mio lavoro da YouTube, te il tuo lavoro in fabbrica, ognuno il suo. T'ho giudicato mai io a te? No, mi pare di no. Eccolo un altro treno. Vuoi vedere i cavoli mia? E questo è il mio lavoro. Ma fatti vedere i cavoli mia. E poi prende consapevolezza di tante cose. Se non c'è sto io a dirle chi c'è sta, te, c'è poi mette la faccia te o te vergogni. Io ci metto la faccia. Io non mi vergogno, sa. Poi l'avrai capita, se mi vergognavo a st'ora non ero qui nel web. Allora, dai, io ci dovrei mettere un po' di terra nera. Io qui la prossima volta dove ne c'ho con dei fiori e la terra quella buona, quella nera, piena di cose lì, no? De sostanze nutritive per le piante. E ci dovrei mettere la terra qui sotto, perché così non va bene. Allora devo piare il mastello d'acqua e ci devo dare l'acqua qui sotto. Anche se la pianta è grassa, dopo c'è la gente, non mette l'acqua sopra la pianta, sotto al sole, se no la bruci. Sempre i consigli, sempre le robe medicine. Pare proprio che vedono i video mia per dirmi come si fa le faccende, perché se credono che sono disabile. Allora, adè, levo una merda di un picciò sopra la tomba. Io con te credi che pare che sono disabile, ma alla fine le cose le so fa, sa. Se me ci impegno io, le so fa. Non c'è bisogno che mi dichi le faccende, come si fa. Apposta, adesso, guarda un po', prendo questa plafumiera e la pulisco, perché è tutta accusata dall'acqua, nessuno l'ha aperta mai, c'è pure un coso dentro sta plafumiera. Guarda, te la lascio asciugare al sole. Guarda, sta a guardare un attimo, guarda un po' cosa c'è dentro la luce. C'è una pianta, vedi? Ci ha fatto una piantina, guarda che roba. Pure qui dentro, ah, perché ci va l'acqua, allora c'è l'umidità, ci ha fatto una piantina. E io l'ho tolta. E qui, perché se molla tutto, non si fa asciuga mai, se fulmina la lampadina. Guarda un po' che c'è, una cova di vespe dentro qui. È una miseria. Però è indisturbata, ed è piccola la cova di vespe. Quando diventa grande, allora se io viano qui vicino, mi attaccano. Però se io non le tocco, la lascio stare lì, non me ne frega. Pensa un po', una cova di vespe qui, la tomba di Carla. Oh Carla, te fa compagnia le vespe. A posto, adesso io qui chiudo i sassi, prima da pulire tutto intorno, chiudo con i sassi e copro le piantine, le copro e dopo naffio un altro po' sopra i sassi. Così c'è l'umidità, le piantine crescono bene. Ecco, la prossima volta ci porto la terra grassa, che fa bene a seppore le piantine. Che non c'hanno quasi niente di terra sotto, c'è tutti i sassi, mica vabbè. Tutti i sassi va bene, perché per la pulizia della tomba va meglio, perché la terra
Sai, Salatera, chissà quante piante, quante erbacce c'era, molte di più di quelle che ho levato io. Però alla fine è meglio la terra per le piante. Oh, me potevo immaginare quando era in vita Carla che ci venivo io a sistemare la tomba sua. Non me lo potevo immaginare mai, guarda. Mai immaginavo che dovevo venire a pulire la tomba sua. Però io lo fo de core, eh. Non è che lo fo così tanto per fare un video, eh. Io non è che sto a perdere tempo, eh. Per me è un investimento. È un investimento per l'anima. Perché Carla Zichetti, penso che è contenta che pulisci la tomba sua. In paradiso uno dice così ne frega di chi è che sistema la tomba, sta in paradiso, gioisce per sempre nell'amore più totale. E invece io so sicuro che gli piace, gli fa piacere che c'è qualcuno sulla terra che gli cura la sua tomba. E quel qualcuno sono io. Ora un po' l'erbaccia pure chi? L'ho trovata qui un ciuffo, bisogna che quello toglio. Si è incastrato in te le radici di quest'altra pianta e gli fa contrasto, capito? Sta vicino alle radici di questa pianta qua, gli fa contrasto. Ecco. È una misera dura se piante te. Gliel'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta, oh. Apposta, dai, un altro mesetto buono. Sta bene se piantine. Potate, selezionate, tolte le cose lì. Erbacce. Io no, dovevo vivere in Germania, delle case di campagna in Germania, no, tutto perfetto, la perfezione più totale, i giardini tutti curati. Dovevo campare in Germania io. Ecco, adesso, dopo fatto tutto, ci metto i sassi. Ci metto sì i sassi come era prima più o meno, però prima non si vedeva più niente come erano disposti perché c'era tante erbacce. Adesso invece senza serbacce, guarda, mi viene su sempre un casino di erbacce, oh. Non finisce più serbacce. L'erba cattiva c'è sempre, oh. C'è sempre, come nel pianeta Terra, no? C'è più male che bene. Però il bene vince il male. Il bene vince il male, oh. Anche se pare che il male ha vinto, però il bene l'ha sconfitto perché Dio nella morte di croce ha sconfitto la morte, ha sconfitto gli zombie, quindi se noi ci affidiamo a Dio, nostro unico bene, noi abbiamo vinto, ereditiamo la vita eterna, senza più la morte. Ecco, adesso metto i sassi intorno ai fiori. Ecco, vedi quanto è bella la manutenzione? Finché campo, fa manutenzione alla tomba di Carla Zichetti. Dopo, quando crepo, me la fai te la manutenzione alla tomba mia? Anche se io non è che me ne va tanto da andare al cimitero, eh. A me non me ne va da andare al cimitero. Però è inevitabile. Solo che gli dico a mio figlio, guarda, fammi cremare, mi tieni con un'ampolla dentro casa, così non devi tribulare tutto un continuo con la tomba al cimitero.
Manco mi pare vero che devo morire fisicamente. Mica me ne va a me. A te te ne vada a morire fisicamente? A me per niente proprio. Te pensa, non ce ne vada a morire fisicamente, figurate spiritualmente. Apposta dovevamo tutelare l'anima. Eh? Chi è l'eliambulanza? Viene oltre all'eliambulanza, è successo qualche fatto brutto. Guarda un po', l'elicottero dell'eliambulanza. Oggi pare che c'è il cielo azzurro. Fa un po' vedere. Viene oltre, eh. Si vede l'elicottero? Adesso quando è più vicino, evidente, te lo faccio vedere. Non so se è giù il mare, se è dalle parti de Numana, Marcelli. Il rumore pare che sta venivoltro. Sta venivoltro, guarda un po'. Guarda un po' nell'ambulanza. Guarda, guarda pure te. Bella, va. Che rumore, oh. No, è la polizia, eh. È la polizia che sta venivoltro. Ah, sta a girare là sopra. Ci sarà stato un furto o qualcosa di grave? È la polizia, oh. Pare il rumore dell'eliambulanza. Che tanto, voglio dire, tutti i giorni passa l'eliambulanza. Succede sempre qualcosa di grave. Allora, dai, io metto sì i sassi intorno a se piantine e poi vado a leggere ste riviste. Che ora avrò fatto? Chissà se ci viene qualcuno ogni tanto a vedere sta tomba di Carla. Chissà, perché la maggior parte delle briciole di quelli che lei aiutava, delle persone bisognose, stanno lontano, capito? Stanno in molte parti d'Italia, molto lontano. Apposta la gente non ci può venire a sistemare la tomba. Io che sto vicino ci vieno, mi sono offerto volontario. Perché uno può pensare, com'è che c'è poi ci vai sempre te e non ci va più nessun altro, non ne frega niente Carla. Quando era in vita tutti Carla, Carla, adesso ne strafregane tutti. Però non è questo il discorso, è il fatto che le persone stanno lontane e non riesce né a venire oltre. Perché poi le persone, la maggior parte erano anziane, come fanno a venire oltre a sistemare la tomba? Ci vuole uno un po' più giovane, per modo di dire, però io sono più giovane. Faccio tutti i cerchi, guarda, tutti i sassi a cerchio, sferici, segno di unità e di amore, vedi? Segno di unità perché dov'è carità? A parte la carità, cosa c'entra? La carità con l'unità, sì, c'entra, è collegata, va. Adè che ci penso, perché c'è una canzone che dice dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Quindi anche se c'è dove c'è comunione, la comunione c'è Dio. Non solo dove è la carità, perché la comunione fa parte della carità, fa parte dell'amore. Allora, adesso tutti questi sassi quando li metto qua. Li metto così, va. Per la prossima volta che vieno a Voltro a levare l'erbaccia. I sassi li metto in un'altra disposizione. Comunque ti voglio avvertire che questa è una delle ultime produzioni video che faccio prima che parto per Medjugorje. Quindi l'ho detto pure ieri, ma lo ribadisco il fatto, no? Ieri l'ho fatta alla tomba de zia Dalila, però siccome
tutti i giorni, non so se il giorno dopo campo oppure vado nell'altra vita, allora dico quasi tutti i giorni, non so se questa è l'ultima produzione, no? Non si dice mai l'ultima, perché non si può sapere se uno campa o no, però visto il fatto che uno non può saperlo, io ti dico che prima che parto per Maggiugorje e dopo domani parto. Quindi cosa significa? Che prima che parto, forse questa è l'ultima produzione video. Non so domani se me ce ne scappa un'altra, non lo so, sempre se campo, cosa so se campo o no. Ma te fa vedere dall'alto, che lavoro che ho fatto. Lo sai chi mi paro sta gobba che mi ritrovo dopo che ho faticato 20 anni dentro una fabbrica? Come l'artista di Castelfidardo col giardiniere, sempre incazzato, tutte parole cattive, la bocca testimonia solo arroganza e odio e cattiveria verso tutti. E mi paro col giardiniere lì, però io cerco da testimoniare la fraternità, l'amore, quindi non cerco da testimoniare l'odio o la cattiveria, però a volte mi paro quello. Sarà che fo sempre i volti incazzati, perché per testimoniare che l'uomo è ingrato contro il Padre Eterno, allora mi viene da fare i volti incazzati. Infatti il sacerdote, quello lì che è alto un bel po', che stava sempre con Carla Zichetti, ogni volta che mi vede mi dice: te devi ridere, devi sorridere, faccia il sorriso in dei video, non devi fare le facce incazzate, perché non è segno, non è segno di speranza e amore, è segno di odio e di cattiveria. Bisogna che io inizio a prendere spunto da quel sacerdote lì, da quel fraticello, quello che mi ha detto. Ha detto: essere più contento, essere più gioioso, devi sorridere Matteo, devi sorridere. Sorridi, perché Carla Zichetti, anche se andava tutte storte nella vita sua, sorrideva, dava speranza, dava affetto, dava amore. Sorridemo, anche se tutto ci va male, ci va lo sfascio, dobbiamo sorridere. Perché Gesù è amore, Gesù gli piaceva divertirsi, non è che gli piaceva stare come un morto, sempre serio, incazzato, eh? E mica gli piaceva stare incazzato e serio a Gesù, gli piaceva sorridere, allegria, come Cosoli, Mike Buongiorno, allegria, allegria. Mike Buongiorno diceva sempre allegria. Certo, guadagnava un pozzo di soldi, però dopo hai visto che ha fatto beneficenza alla famiglia? Dopo c'è stati i diavoli che l'hanno tirato fuori dalla cassa da morto. Manco in pace al cimitero ha potuto sta. Pensa un po'. Chissà che fine ha fatto quelle notizie lì. Non le dice più nessuno. Allegria. Guarda che roba, ho trasformato sta tomba simile a un albergo a 3 stelle moderno. Guarda, adesso faccio vedere. Vabbè, una volta che ho pulito tutto intorno, ti fa vedere il lavoro che ho fatto. Che a me mi piace, sono soddisfatto a vedere il lavoro che ho fatto io con le mie mani. Sai quanto ho faticato sulla fabbrica io? 20 anni, mica sono un ragazzino compagno a te, eh? Che sta sempre lì a commentare le stronzate, a giudicare tutto un continuo su di me e sulle mie preoccupazioni. Allora, adesso questo qui lo dovrei fare asciugare, lo faccio asciugare qua sopra, guarda, così pia aria e il naffiatoio naffio le piantine sotto nelle radici. Vabbè, ho capito, sotto le radici non lo fate le piante, che sennò le secchi. Vabbè. A posto, questo è fatto. Questa statuetta si arriva ad sciacquarla un'altra volta. Dopo la sciacquo, dai, la metto qua sopra e adesso pulisco intorno. Pulisco tutta la grascia che ho combinato, che ho messo la grascia, quella sopra, l'ho messa nei lati, no? E anche l'erba che ho tagliato. Ho scarpito salemà. Guarda.
faccio una mucchia di terra e poi porto via tutto. Vedrai dopo come viene bene, eh? Come viene custodita questa tomba. È la più, mi sa, custodita meglio di tutti, perché ci ho lavorato. Adesso qui il problema, lo sai qual è? È a togliere i sassi piccolini che andate a finire per terra. Questi sassetti qui, per terra, però manco si vede sotto questa erba. Però bisogna toglierli. Guarda, guarda qui, guarda quanta roba ho tolto prima. Penso che se c'era mia madre qui terrena era contenta del suo lavoro. Che meo. Allora, mucchio tutto qui, dopo porto via. Già ha tagliato l'erba il cosuli, il custode del cimitero? L'ha tagliata. Oh, mi vedi? Mi vedi oppure regolo un attimo? Ecco qua, a te mi vedi. Dicevo che il custode già ha tagliato l'erba qui. Però è una continua sconfitta, più la tagli e più viene su, quindi uno non dovrebbe tagliarla, ma la devi tagliare tutto un continuo. Se uno è un custode del cimitero lo sa che se c'è l'erba pratina deve tagliarla una volta a settimana, e poi specialmente in estate. Però siccome ormai è estate anche d'inverno, perché si è spostato l'asse magnetico della terra, l'Italia è come se sta in Sudafrica, è diventata l'Africa. Allora è sempre caldo e chi l'erba non fa altro che cresce. A posto, guarda un po', la mucchia adesso la metto dentro col cestì. Guarda che lumachina, oh, guarda, vieni a vedere. Le carina sta lumachina. Guarda che casetta, oh. Le bellina. Una casetta. Com'è questa di casetta? È a spirale. Guarda che roba, oh. E na miseria. Questa è scappata fuori perché ci ho messo l'acqua. Ed è carina, guarda che occhietti, mi sta a guardare. Lumachina! Ciao Matteo! Ciao Lumachina! Sei in miniatura, eh! Una miseria, l'è piccola. Adè, vado oltre, pio col cesto, butto tutto dentro. Non sapevo dondà, sia lì che là. Allora con l'indecisione uno va a destra e a sinistra. Mi svalvola la testa perché ho preso tanta insolazione adesso. Allora vado a piano un trappo d'acqua, cosa dici? Andrò a piano un trappo d'acqua. Dopo tacco la plafumiera
è cucita fuori della tomba come adesso, in che condizioni è messa, perché prima era un casino, adesso invece è meglio, ha migliorato la situazione di questa tomba di Carla, eh? Meglio cucita, dai, sono proprio soddisfatto. E col lavoro delle mie mani, come ho fatto per 20 anni, tutte le macchine che mi sono fatto, tutti i mezzi che ho fatto, l'ho fatti col lavoro delle mie mani, col sudore. Non è che l'ho fatti cazzeggiando oppure chiedendo ai miei genitori o alla gente. Non ho chiesto mai a nessuno. Tutto quello che ho creato me l'ho creato da solo, con i miei sforzi, col mio lavoro, col sudore, capito? Gli sforzi, 20 anni di fatica. Vedi che mi sono usurato, c'ho la pelle della cresta del gallo? Guarda che roba, eh? Allora, adesso vado giù tutto a piazza acqua e poi metto la plafumiera, la madonnina lì sistemata e poi nacquo anche le vespe, la cova di vespe, dai, vediamo come si comportano con l'acqua. Ho riempito l'annaffiatoio, ancora c'è l'acqua nei rubinetti, ringraziamo a Dio, non piove mai, ancora c'è l'acqua nei rubinetti, è una grazia grande, dai, innaffio un'altra volta, va. Ecco, lavo il marmo. Lo sciacquo e poi naffio un altro po' le piantine. Basta che non acquariscio il corpo di Carla qui sotto, perché l'acqua dopo defluisce. Solo che è poca l'acqua, non arriva a 1,40 m sottoterra, non ci arriva. Si ferma prima, perché tanto la terra è arsa, non piove mai, quindi è tutto arso. Allora, vediamo un po' chi cosa posso sciacquare. La cova di vespe? La sciacquo? Oppure stanno tanto bene, dopo se si molla chi, se si bagna. Hanno fatto la cova sotto questa lapide in modo che non è minacciata dell'acqua, capito? Non ci va l'acqua, se io ci metto l'acqua purete le ammazzo. Oppure deve rifugire e mi attaccano, non va bene. Bisogna che gli voglio bene pure alle vespe. Allora metto la plafumiera. A posto, questa è messa, così l'umidità che c'era prima è andata via. Adesso la madonnina, la statuetta, la sciacquo qui vicino a questa pianta. Perché guarda, c'è chi, c'è una pianta che non è grassa in mezzo che c'ha bisogno di annaffiarla tutti i giorni. Questa qua c'ha bisogno di annaffiarla una volta un giorno sì, un giorno no, queste qua naffialle una volta a settimana, quelle grassi, capito? È come le persone, c'è chi è che ha bisogno di tanto amore tutti i giorni, che non è grassi, non è piante grassi da di che gli stufa tutto quell'amore tutti i giorni, no? C'è chi è che invece è grassi, che più gli dai e più si stufene, meno gli dai e più è meglio, capito? Non le ingoffi, non le ingolfi, non le soffochi. Quindi bisogna discernere, c'è delle persone che hanno bisogno di tanto amore tutti i giorni di innaffiare la pianta, c'è delle persone che hanno bisogno di meno amore, però sì, dell'amore hanno bisogno, però di meno amore, perché se le dai troppo, dopo fanno il senso opposto, fanno il contrario, capito? Dopo te vanne via, fuggene via, scappene via, vanne con altro, purtroppo è così la realtà. Capito? Più lo dai e più è peggio. E quindi bisogna darci una regolata a vedere che tipo di persone è. L'ho spiegato pure in quel video che ho intitolato, se te l'hai visto, quel video che l'ho intitolato dire ti amerò per sempre è una cazzata, capito? È una presa in giro. Infatti uno non è in grado da sapere se il giorno dopo te naffi la pianta sempre, tutti i giorni. Non sei in grado, no? Non siamo in grado. Solo Dio è in grado da dire ti amerò per sempre, ci ama per sempre. L'uomo non è in grado. Allora bisogna riflettere questa cosa qui. Allora, chi la Madonnina sempre chi è stata questa? Quindi no, il nostro dovere, il nostro obiettivo e dovere, non so come definirlo, è amare tutti i giorni. Però capire con quale proporzione d'amore amare le persone, perché c'è certe che più le ami e più le soffochi,
bisogna amarle, sì, però fino a un certo punto. Invece altre che hanno bisogno dell'amore tutti i giorni, l'hanno affiata la pianta, c'ha bisogno di tutti i giorni l'acqua. E se non l'annaffiamo, non sente ovviamente e non, come te posso dire, non ricambiamo nell'amore al modo giusto. Bisogna capire quale sia il modo giusto da amare. Ecco qua, basta. Adesso naffio un'altra volta queste qui, queste meno che hanno bisogno di più acqua. A posto. È fatta, porto oltre l'annaffiatoio, a posto, lo porto e poi vado a sistemare la tomba del ziolino, dai, vieni a me, dai, te ne va? Sì, o no? Se non te ne va, va a vedere un altro YouTube, se te ne va, via a me, dai, vieni oltre. Ziolino in linea d'aria sta lì, sotto quelle logge, però adesso devo riprendere la tomba di Carla Zichetti, come l'ho sistemata, e te la volevo far vedere pure a te. Perché sennò è tutto un cavolo, no? Non te l'ho fatta vedere bene. Guarda un po' com'è ordinata. Vedi? Guarda, la piantina grassa era enorme, no? Ce l'ho lasciata solo una. Piccolina, con due sfulzicochi, che viene su tutto dopo. Vedi? L'ordine. La plafumiera l'ho asciugata, che era tutta umida dentro, tutte le gocce. La madonnina l'ho lavata, la cagata del picciolo tolta e quassù non ci ho dato una sciacquata. Quassù tanto chi ci batte di tutto e di più, quindi si sporca sempre. Intorno ci ho pulito, è a posto. Meglio così, lì si asciuga. Sa su sole, sa su caldo, sa secca, asciuga tutto. L'importante è che ho dato una pulita. La manutenzione è importantissima. Bisogna sistemare finché uno è in vita. L'ordine ci vuole. Il diritto, la giustizia e l'ordine, però la giustizia divina, perché la giustizia terrena non si può più definire giustizia, è tutto ingiusto sulla terra, è diventato tutto ingiusto. Quindi fin da noi dovremmo iniziare a fare giustizia e ordine nell'anima e nel corpo e nelle parole che si dice, e nei gesti e nell'ordinario, nell'ordinarietà, a fare del bene più possibile. Così più seminiamo il bene, più raccogliamo il bene. Il cimitero dell'Uredo, vedi? Eccolo qua. Da chi non sfugge, zio? Zio, non sfugge da chi? L'eterno riposo di un aziolino, Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Faccio caso che questo fiore di coccio si è rotto tutto. Sicuramente quando veniva zia Pappazzuca qui a pulire il fiore, ha spaccato l'interno dei fiori, che è molto sensibile l'interno, molto sensibile. E come lo tocchi si spacca, di ceramica. E purtroppo questo è un fiore da cambiare, però può cambiare. Adesso zio è stato sepolto nel 99. Quanti anni ci è rimasti per stare dentro suo fornetto, suo logolo? Adesso siamo nel 2016. Allora, 16, 17. 17, fammi un po' fare il calcolo. Ci vuole 30 anni prima da tirarlo fuori. È 17 anni che sta dentro. E un altri 13 anni deve stare dentro. Allora, 17 più 13 quanto fa? 17, 27, 28, 29, 30. Un altri 13 anni deve stare dentro suo logolo il corpo. Fra 13 anni lo tirene fuori e se è ridotto in ossi lo mettene dentro una scatoletta. Quindi in altri 13 anni non vale la pena cambiare il fiore, tanto questo c'è stato 17 anni. Allora, adesso io che cosa posso fare a mano? A mano posso togliere i sassi. Le ragnatele. La plafumiera, vediamo un po' com'è rimasta qui. Tutta zozza, gli posso dare una pulita la plafumiera. Una tarantola c'è qui. Le formiche attaccate su. E il marmo si sta staccando dal cemento, però la puzza di putrefazione non si sente, perché molto probabilmente, io non mi ricordo quella volta del funerale, ma
Forse ci hanno messo i mattoni, perché qui a Loreto usano i mattoni, quelli spessi, col cemento. Quindi non viene fuori la putrefazione. Invece a Castello usano... Adesso usano i mattoni un'altra volta, ma quando c'ero io con quegli altri due colleghi usavano una piastra de KC1. Sto a togliere tutte le ragnatele, pare che non fu niente, no? Pare che fu le carezze, ma... Sto a togliere tutte le ragnatele, i ciuffi. Dopo lo sciacquo, I sassi, questi sassi non so come ha fatto andarci a finire. Se poteva aspettare zio che morì a 60 anni, ma ti rendi conto? A morire per tutto quello che ha respirato in fabbrica. E l'amianto. È morto per l'amianto della Inso. La fabbrica Inso. Pensa un po'. È morto per colpa del padrone. Pensa tu. È campato 40 anni in meno per colpa della fabbrica. Il sacrificio giornaliero per portare a casa i soldi per il pa è morto 40 anni prima. Pensa come deve andare faccende. Guarda, il nostro amore ti accompagni in cielo. Ziulino, quanto ti ho voluto bene. Pure zio mi ha voluto bene un bel po', Non mi sa. Ha detto se zio quando vincio il Superenalotto te compro la Lamborghini, mi fai da pilota, da autista, mi ha detto. La Lamborghini nera mi voleva comprare. Invece non mi ha comprato niente, è morto prima. A posto, la pulita e l'udata, dai, do una sciacquata, però prima metto la plafumiera, perché sennò se va dentro l'acqua ante della luce, oltre che fa un cortocircuito, fulmina tutte le lampadine della zona, di questo, come te posso dire, di questo gruppo, se dice un gruppo. Guarda, prima la ammollo, la puliscio, e poi la faccio sculare. Vedi, non sono nato oggi, io se faccende le so fa. C'ho quasi 40 anni, mica so più ventenne. A posto. Allora, dai, come la faccio lo sculà? La faccio sculà così, non è che mi casca per terra, così. La faccio un attimo sculà, le gocce superflue all'interno, così una volta che è asciutta, la metto qui, della lampadina. Intanto mollo sotto che non vanta la lampadina. Ecco. Senti come mi chiamano? Chissà chi sarà che mi chiama a rompe. Chi sarà che mi chiama te? Cosa sarà successo? Succede sempre i casini. Vediamo un po' chi è che mi chiama che rompe. Manco lo trovo più il cellulare. Questa è la rovina del mondo il cellulare. Fa un po' vedere? Però non si può far meno. Ah, babbo, mia madre. Babbo o mia madre, fa un po' vedere? Cosa vorrà? Ma te pure mia sorella mi ha chiamato, una miseria, cosa sarà successo? Ma te voglio vedere, va? Vediamo un po' cosa vuole. Cosa vorrate? Oh ma vuoi? Cosa è successo? Io sto al cimitero, sto al cimitero. Ah, mi ha chiamato per un passaggio. Ma non c'è nessuno che te può portare a casa. Ah. Ciao, ciao. Mi ha chiamato per un passaggio. E è quasi mezzogiorno. E nammi, sai come ho fatto tardi.
Come ho fatto tardi, oh. Non ci si può credere. È tardissimo, devo leggere le riviste, devo recitare Rosario, la coroncina, come fo? Come fo? Adesso leggo quello che posso e il resto lo lascio perdere. Allora, la profumiera è asciutta? A posto, dai, pare asciutta, sì. Pare asciutta. Lavo il fiore, lavo, anche se sappiamo bene che l'acqua, se tu lavi solo con l'acqua, va via, sì. Le ragnatele, sta roba lì, però ci va più polvere pure di prima, quindi è tutto un cavolo. Mi lavo pure le mani, già che ci sono. A posto. Apposta, adesso vado a leggere la rivista e recito Rosario, la coroncina e vado a casa. E termino qui questa produzione video e prego per i nostri cari defunti. Qui sotto, come ho fatto l'altra volta quando pioveva di fora, ti ricordi? Cosa c'è lì? Un serpente? Un serpente? Porca miseria, un serpente? Una serpe? Una serpe, oh! Guarda che roba! Se c'era Herbie, buon'anima! Una serpe, guarda che roba! Guarda che roba, se la pio? Guarda, guarda, guarda come fugge, oh! Una serpe! Dai, indusse ficca! Dove va sto serpente, lo va? Guarda che roba, c'ha paura, c'ha! C'ha paura! Cos'è? Cos'è una vipera, eh? C'ha una testuggine strana! Guarda un po'. Sarà una vipera. Si è incastrata lì dietro. Tanto chi te ci viene chi? Chi dentro, chi te ci viene, va? Guarda che roba, c'è Hitler. C'è Hitler, eh? Quello è... Quella è una vipera, no? Che è scappata fuori da quel bucio lì. Quella è una, un bucio di topetigna o scappa fuori pure le viperigna, oh. Allora, adesso più oltre piedi. Questa vecchietta pare che la conosce. Lui sta da qualche parte. Una miseria, è tardi. Ho fatto mezzogiorno, manco mi sono accorto, te rendi conto? Oh, mi è cascata per terra la videocamera, speriamo che ha preso quello di prima. Mannaggia, la vipera, speriamo che l'ha presa. Eccola qui, oh. Questa è una viperina piccola, vedi? Non sa andare. Prima l'ho ripresa bene, non so se il file è andato perso, allora l'ho ripresa un'altra volta. Perché mi è cascata la videocamera per terra, anzi che non si è sbudellata. Dopo mi ha fatto errore file e c'è una correzione degli errori. C'ha un computer all'interno che corregge gli errori per quando casca. Allora è andata bene, dai, è andata bene, può andare peggio. Può andare peggio, guarda. Allora. Guarda un po'. Guarda, regno della giustizia. Te leggo qui, guarda. Stiamo attenti alla gelosia. Salomone 27,4. L'uomo saggio ci dice nei proverbi 27,4. Il furore è crudele e la collera è impetuosa. Ma chi resisterà alla gelosia? È una verità profonda che mette in evidenza delle equivalenze ben marcate riguardo i sentimenti deleteri che si provano nel regno delle tenebre e della confusione. Infatti la collera, il furore e la gelosia sono come un fuoco divorante per coloro che ne sono colpiti. Senti bene, eh? Senti bene. E per quanto ci riguarda, se risentiamo che un'impressione del genere sta per sfiorarci, dobbiamo sforzarci di reagire nella direzione opposta,
È l'unico mezzo che abbiamo per vincere queste terribili tentazioni, quando si manifestano nel nostro cuore. Molte persone si agitano per un non nulla. Dall'agitazione alla collera, il distacco è breve, e dalla collera al furore non vi è che un passo. Vedi? Mia madre mi ha evidenziato queste cose proprio per me, che io mi incazzo spesso. Io predico male, rozzolo male, sono un macello, mi incazzo sempre. Però non sopporto le ingiustizie io. Me le fanno tutte in continuo contro di me, dopo mi incazzo. Quelli che non riescono a padroneggiarsi, quando tali sensazioni si manifestano, possono alimentare delle tendenze deplorevoli che sono un immenso danno per loro. Infatti chi è furioso non è più sotto il controllo della ragione, non è capace di dominarsi e può lasciarsi andare a degli eccessi terribili. Se può fare le pazzie, capito, quando uno si incazza. Non c'è sta con la testa, fa le pazzie, dopo però, una volta che l'ha fatta, non può più tornare indietro. Quindi non bisogna farsi così. Per quanto riguarda la gelosia, è ancora peggio, perché può far commettere a un individuo delle cose abominevoli. È una disgrazia avere a che fare con qualcuno che ha crisi di furore o di gelosia. Chi è afflitto da questi sentimenti diabolici prova dei tormenti insopportabili, ma li fa provare anche a coloro che vivono con lui. È ovvio. Certi non riescono ad avere un momento di riposo perché basta un non nulla per metterli di cattivo umore, eccitarli e spingerli a pronunciare parole sgradevoli verso chi li circonda. Ed è un danno grave per l'organismo che non è stato creato per essere sotto l'azione di tali sentimenti. Senti, questa è una lettura molto importante, c'ha ragione mia madre terrena. Il fisico dell'uomo è fatto per essere alimentato da pensieri conformi alla legge che governa il suo funzionamento, vale a dire dalle impressioni piacevoli, dolci, benevole, tenere e affettuose. Noi siamo stati creati per le cose belle, per l'amore, non per la tendenza alla schizofrenia o alla pazzia. Questi sentimenti, oppure la gelosia, questi sentimenti lo fanno prosperare meravigliosamente bene e ne favoriscono la salute, mentre i sentimenti contrari lo logorano, gli fanno male fino a distruggerlo lentamente. Quindi non dobbiamo essere gelosi, perché sennò ci distrugge lentamente la gelosia e ci fa pazzie. Si può concludere che nessuno può causarci del male, un danno o procurarci un vero torto. Noi soltanto possiamo farci del male con i sentimenti che manifestiamo quando sono sotto il controllo dello spirito diabolico. L'azione di questo cattivo spirito sull'uomo è disastrosa, al massimo, ed è facile constatarlo. Dopo un formidabile accesso di collera, l'uomo è sfinito, distrutto, ha subito una tale contrazione dei nervi che ormai è a terra. Immaginiamoci l'effetto che si è prodotto sull'organismo intero. Il risultato sono i dolori e i malesseri vari. Senti? Spesso le persone colleriche, quelle che si prendono la collera, incazzamenti, prendono il cancro. Pensa tu. Come anche coloro che sono divorati dalla gelosia. Per acquistare la capacità di difendersi da tali impressioni nefaste, occorre avere un punto d'appoggio che è la conoscenza delle cose vere, cioè delle vie dell'Onnipotente che ci spiegano il perché di ogni cosa. La causa di queste malattie della nostra mente e il modo di guarirle è il solo mezzo per lottare efficacemente contro il cattivo spirito che fa crudelmente soffrire gli uomini con le passioni che scatena il loro. Quando si è al corrente della verità, quando si sa chi è il nemico da combattere e anche colui presso il quale rifugiarsi per avere la vittoria, si è ben armati per combattere con successo. In effetti, se vi è il punto nero rappresentato dalla prova che viene a eccitarci alla collera o alla gelosia, vi è in compenso il punto bianco, luminoso, che ci invita al combattimento e alla vittoria, mostrandoci come agire. È il combattimento della luce contro le tenebre, del bene contro il male, e possiamo essere certi che il bene avrà un giorno la vittoria completa e definitiva sul male. Come dicevo prima, no? Pare che il male è di più del bene. Il male sovrasta il bene, ma il bene già ha sconfitto il male in Gesù nella morte di croce. Quindi anche se pare che sta a vincere il male, il bene già ha vinto. E verrà dal cielo presto Gesù a farci vedere che ha vinto il bene.
Il nostro caro Salvatore ci invita alla sua scuola, dove ci esercitiamo nel buon combattimento della fede. Possiamo eliminare tutte le nostre debolezze se lottiamo con coraggio e cerchiamo di praticare il contrario dei sentimenti diabolici. È un esercizio utilissimo che dà risultati eccellenti. Salomone ci dice anche che un viso currucciato provoca un altro viso currucciato, capito? Un viso così incazzato, come faccio io di solito per testimoniare l'ingratitudine dell'uomo contro Dio, quello lo fo in una espressione mia particolare per testimoniare che l'uomo è troppo contro Dio. Però con quella testimonianza lì delle foto io contagio a essere incazzati, non va bene, io sbaglio. Allora devo fare tutte le foto sorridente e allegro. E dice che chi è che è sempre corrucciato è sensibile alle influenze avverse quando si avvicinano e finalmente diventano una grande benedizione per le persone che ci circondano. La nostra attitudine tranquilla e controllata riesce a calmare il prossimo con la nostra dolcezza, la nostra moderazione, la nostra benevolenza, capito? Quindi se non famo un sorriso e famo una gioia, riesce a contrastare il male. Per un cuore ferito, inasprito e agitato, è un vero balsamo sentire un influsso calmante e benefico che lo circonda di bontà e di simpatia. La collera cede come per incanto, l'eccitazione sparisce, i nervi finalmente si distendono. Tutto questo è possibile se ci si lascia influenzare dallo spirito buono, lo spirito di Dio, che è molto più forte delle potenze malefiche dell'avversario. Gli uomini sono molto agitati gli uni contro gli altri, dato che non controllano i loro sentimenti e le loro parole. Una parola inopportuna ne tira un'altra peggiore e si scatenano liti violenti. In questa situazione quanto è desiderabile entrare alla scuola del nostro caro Salvatore, dove possiamo apprendere tutto ciò che è da disimparare e che insegna le meravigliose virtù del regno di Dio. Allora la calma è assicurata in ogni circostanza. E possiamo divenire come coloro di cui Gesù ha detto nelle Beatitudini: felici coloro che procurano la pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Pensa un po' che bello, che spettacolo! La calma e la quiete sono trasmissibili e possono magnificamente rilassare chi viene a noi in uno stato di collera e anche di furore. Certo, occorre che la nostra tranquillità sia l'effetto di un sentimento dell'anima estremamente benevolo e colmo di bontà. Per la persona che ci sta davanti, la nostra non deve essere una calma esasperante, leggermente ironica, quasi per farle capire che i suoi problemi ci lasciano completamente indifferenti o addirittura ci danno una certa soddisfazione. Ciò non farebbe che aumentare la sua collera, dandole la sensazione di non essere capita. In un solo caso abbiamo il potere di procurare la pace intorno a noi. Dio, che è sotto la grazia divina e ha dell'amore e della compassione per gli uomini, questi del resto lo risentono profondamente e ne apprezzano l'influsso benefico e benedicente. L'educazione del regno di Dio ha caratteristiche particolari. Non sono i più capaci a essere in vista, ma quelli che hanno il cuore meglio disposto, che dimostrano più fedeltà, che sono aperti a ricevere la grazia divina. Quelli che si sentono poveri e comprendono la necessità di fare un tale assegnamento sul Signore sono fedeli e riconoscenti. Con queste disposizioni di cuore è facile che la grazia divina possa agire favorevolmente in noi. L'importante è avere un cuore aperto, docile, bene disposto, affezionato all'Eterno, desideroso di dedicarsi completamente alla causa del regno di Dio. Nelle scuole del mondo spesso gli allievi devono imparare le loro lezioni ripetendole più volte, senza nemmeno riuscire a saperle come occorrebbe. Altri invece apprendono con facilità sorprendente. Questi ultimi sono molto apprezzati e lodati, ma non è detto che siano capaci di vivere le vie divine, le sole che contano. Qui si richiede non l'intelligenza, ma il cuore. È il cuore che conta per l'Eterno, capito? Non conta le lauree, quelli che apprendono di più a scuola, conta l'amore. Le manifestazioni della sola intelligenza sono cose vuote e fredde, ma se l'uomo lascia parlare il suo cuore, animato da sentimenti amabili e benevoli, l'impressione è profonda, benefica e durevole. Allora sì, può essere una sorgente di gioia e di consolazione, e si è in grado di procurare il riposo e la tranquillità alle anime più agitate. Chi è geloso soffre un vero martirio, soprattutto per le pene d'amore carnale. Alle volte è una sofferenza intollerabile. L'amore degli uomini fa male, rende infelici.
Rende infelici soffrire, perché è un amore diabolico, egoista e malefico. Ciò deriva dal fatto che gli uomini vivono completamente sotto l'influenza dell'avversario, che li guida sulla falsa pista dove tutto procede al contrario. Hanno un concetto delle cose errato e non possono liberarsi dalle loro difficoltà, perché non sono capaci di prendere le prove dal lato giusto. Così quanto è utile e salutare conoscere la verità per avere davanti a sé un percorso ben tracciato e sapere dove si va senza perdersi nel nulla. La scuola del nostro caro Salvatore Gesù è meravigliosa. Vi si insegna a vedere le cose sotto la loro vera luce e l'avversario non può più ingannare. Si è educati in modo eccellente, si impara a non essere più nervosi e agitati, ma a divenire tranquilli e calmi. Bisogna acquistare una tale potenza di benevolenza da vincere tutte le opposizioni. La forza che si sprigiona dal nostro caro Salvatore è tale che nemmeno la morte può resistervi. Se specialmente nel tempo attuale gli uomini scendono in gran numero nella fredda tomba, la voce del figlio dell'uomo ben presto si farà udire e tutti risorgeranno, poiché la potenza della resurrezione è nelle mani del nostro Gesù. Egli l'ha acquistata in virtù del suo sacrificio liberamente accettato per salvare tutti gli esseri umani, e quando essi si saranno ristabiliti sulla terra non vi saranno più grida, né dolori, né lacrime, e né la morte non sarà più. Pensa, non ci sarà più la morte e nemmeno i cimiteri. Le cose vecchie saranno passate e tutto sarà divenuto nuovo. Gli uomini non sono stati creati per soffrire né per morire, ma per vivere eternamente ed essere felici sotto la meravigliosa e benefica azione del fluido vitale dello Spirito di Dio, che sarà diffuso su ogni carne come annunciato dai profeti. Il Signore ci educa in un modo mirabile, ci mostra come dobbiamo comportarci per essere felici e raggiungere lo scopo che ci è proposto. Ci mette anche in guardia contro ciò che potrebbe arrecarci danno. Basta soltanto che ascoltiamo i Suoi consigli. Egli ce li dà in diversi modi, per aiutarci a scoprire le nostre debolezze e per lavorare per vincerle. Quando le vediamo dobbiamo semplicemente prendere il contravvento per sbarazzarci completamente da queste tendenze nocive che ci fanno tanto soffrire. L'antidoto migliore è, come detto più sopra, fare l'esatto contrario di ciò che l'avversario ci suggerisce quando sa che siamo accessibili ai suoi sentimenti. Nel momento in cui una difficoltà di questo genere si presenta, diciamoci: attento, è giunto il momento di fare il contrario. Quando c'è via al diavolo, diciamoci: attento, è giunto il momento da fare il contrario, e cioè il bene. Invece del male, fare il bene. L'uomo nuovo è generato dalla fede che abbiamo nel sacrificio del nostro caro Salvatore Gesù, che ci salva dal nostro stato di condannati a morte a causa della illegalità commesse che ci fanno morire. Ci è così accordata la possibilità di iniziare una nuova vita con sentimenti nuovi che ci portano alla vita eterna. Ora la prima cosa da fare è quella di far morire il vecchio carattere e dare via libera al nuovo che ci guida alla vita eterna sulla terra. Questa è offerta a tutti gli esseri umani se decidono di vivere d'ora in poi nella legalità. Chi legge queste righe, se vuole conquistare la pace e la gioia durevoli e di conseguenza la vita eterna, non ha che da mettersi in regola con le vie divine, cioè entrare alla scuola del nostro Gesù, dove riceverà per fede l'embrione di una nuova creatura. Sarà suo compito di farla prosperare, respingendo tutti i desideri dell'antica mentalità. Finirà per disabituarsi giorno dopo giorno ai sentimenti diabolici. È senz'altro una grande lotta, ma al traguardo vi è la vittoria, che è subordinata alla sincerità dei nostri sforzi. Questa battaglia ci permetterà di divenire dei veri figli di Dio perfetti, e nessuno più riuscirà a metterci in agitazione o farci soffrire. L'Eterno ha con noi una pazienza a tutta prova e una bontà inesprimibile. Anche noi a nostra volta dobbiamo dimostrare pazienza e bontà verso il nostro prossimo. Saremo perseveranti negli sforzi fino alla riuscita completa. Lasciamoci dunque guidare dalla potenza dello Spirito di Dio per poter, dopo aver ricevuto le benevolenze divine, diffonderle generosamente intorno a noi come buoni e fedeli dispensatori delle grazie del Signore. Quindi non ci lasciamo far prendere dalla gelosia, perché è un sentimento
del diavolo, diabolico. Allora, adesso prendo il rosario che mi ha regalato Fabrizio, il grafico mio che mi è venuto a trovare ieri. Il grafico mio mi è venuto a trovare, è stato gentilissimo, mi ha dato pure un sostegno e ci ho fatto la metà del serbatoio di gasolio della macchina, che mi dura 3 giorni, però è tanto, per me tutto vuole dire, i sostegni è importantissimi per la mia situazione e per la, ovviamente per oltre che quello che guadagno su YouTube, che ancora è insufficiente per vivere decorosamente e dignitosamente. Quindi gli aiuti fa sempre comodo, e ringrazio Fabrizio di tutte le grafiche che ha fatto. Fabrizio, ti ricordo che è il grafico del negozio mio online è tostadora.com e su www.mattamontesi.it nel sito mio c'è scritto negozio online, schiacci, scappa fuori a Tostadora e è il grafico proprio effettivo e ufficiale che mi ritrovo, che ha fatto 100 grafiche fino ad ora, pensa, l'unico in assoluto che non mi ha abbandonato mai. Tutti quegli altri mi hanno tutti abbandonato. Ci avviene tante prospettive, no? La gente dice, te, ma tu con Montesi, dai, dopo ci fai i quadri, ci fai i quadri. Quando vede nella gente che non ci fanno i quadri di niente, che a me non mi compra niente nessuno, o poco, 3-4 compere in un mese, ho 3-4 vendite, io ci guadagno 1,50 euro. Quando vedene questo, vedene che Montesi in realtà non è promettente degli affari come quelli che mi sei aggiunti, mi hanno contattato per fare gli affari. Dopo mi si allontanano tutti, capito? Perché io sono l'unico YouTuber al mondo che non ho né affari né niente, quindi sì, qualche pacco lo ricevo, qualche donazione ce l'ho e ringrazio a Nadia, a Cosa lì, e ringrazio a Elisa, che non l'ho sentita più, chissà che fine ha fatto con Elisa. Comunque mi ha dato un sostegno non indifferente, Nadia, e dopo tutte le persone che mi hanno dato i sostegni, però io ci ho pagato ovviamente i medici privati e se l'hanno presi loro i soldi, mica l'ho presi io, capito? Me l'hanno dati a me per pagarci le spese dentistiche e mediche per i miei genitori e per me stesso e anche per mio figlio, quindi è tutto speso, capito? È tutto speso, non c'è niente che c'ho, capito, depositato o che ho messo da parte, non c'ho niente da parte io. Quindi per tutti coloro che mi invidiano, hai visto, no? La gelosia e l'invidia, perché la gelosia è un sentimento come l'invidia, non ce dobbiamo avere, perché è un sentimento diabolico e non si deve invidiare uno compagno a me, perché tutti quelli che mi si sono avvicinati, mi hanno contattato per fare affari loro, per guadagnare, per speculare sopra di me, si sono allontanati tutti. Invece Fabrizio, che sa che non c'è specula contro di me, perché c'è poco da speculare, cosa ci guadagna con me? Niente. Ci va in perdita. Eppure l'ha fatto di cuore. E io lo ringrazio di cuore. Le persone di cuore c'è da ammirarli. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, guarda che pezzo del rosario del legno di ciliegio che mi ha comprato. Guarda, sa che mi piace? Guarda che bello. Questo adesso cerco da tenermelo a conto. Lo devo consumare, come mi ha detto Suor Elvira e Suor Cornelia a Maggiugorje nel 2001. Mi ha detto, Matteo, questo consumetelo. Perché il rosario è un'arma contro il demonio che ci ha donato Gesù e Maria. È una protezione per noi. Quindi non ce l'ha donato il Papa, la Chiesa, o il Vescovo, o il Cardinale, o il Frate, o la Monica. Ce l'ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni come arma contro il demonio. Quindi ci dobbiamo proteggere. Perché se non spariamo e non mitragliamo all'inferno, cioè mitraglia all'inferno a noi. Quindi mitragliamo all'inferno con 50 Ave Maria, 5 Gloria al Padre, 5 Padre Nostri. Dai, a raffica, a raffica. Invochiamo lo Spirito Santo sopra di noi, che ci liberi dal peccato e dal male, da ogni turbamento. Spirito Santo, scendi su di me, liberami, confortami, proteggimi, risanami, rinvigoriscimi. Grazie Gesù, e riscatta le anime defunte qui, di questo cimitero di Loreto, di tutti i cimiteri del mondo, di tutti quelli che si sono affidati alla tua misericordia. L'eterno riposo dona al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Allora, nel primo mistero viene il Santo Spirito per mezzo dell'intercessione di Mamma Maria. Oggi è lunedì, i misteri della gioia, quando l'Arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria.
L'angelo, entrando da lei, disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Quindi ricordiamoci che il rosario è un investimento per l'anima, non è tempo perso. Non è che te metti avanti quanto te pare, a me non me ne frega niente, oppure va a vedere un altro YouTube, non mi guarda a me se te sto antipatico, però io fo del tutto anche per la tutela della tua anima. Quindi è un investimento, non è tempo perso, ricordati. Mi traiamo l'inferno, dai, per essere protetti, liberati. Allora, nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. L'angelo, entrando da lei, disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, ed ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Sì, sì. Ciao, ciao. Ma è conosciuto pure da lassù. Ciao signora, ciao. No, sono Matteo Montesi, sto a fare rosario. Non che te conosce? Mi conosce tramite i video su YouTube. Però non me l'aspettavo mai che sotto il cimitero mi conosceva qualcuno. Sul cimitero? Ma non è cosa fai? Il video per mettere su YouTube che stai al cimitero? Certo, rosario, sopra chi c'è zio? Prego per l'anima sua. Mica è un reato, però. Le preghiere sempre ammesse. Ciao, ciao. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Mi ha riconosciuto un ragazzetto che mi ha visto su YouTube. Pensa, da sopra lì, guarda. Non ci si crede. Non ci si crede, però così. Quella è una finestrina, guarda, una piccola finestrina, ha sentito la voce mia, sa. Allora, nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Mamma Maria è andata dalla cugina Elisabetta, che era incinta. Mamma Maria, pure la cugina Elisabetta era incinta, era anziana, pareva che non ci poteva avere i figli a quell'età lì, eppure Dio l'ha fatta, mette incinta, perché per il nostro Dio tutto è possibile. Quindi affidiamoci a Dio e chiediamo a Lui le grazie che c'è bisogno, anche impossibili, che ce le, come te posso dire, che per l'intercessione di Mamma Maria ce le concede, qualsiasi cosa sia, basta che sia per l'amore, ovviamente.
per un qualcosa di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Guarda un po'. Gesù bambino. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel quarto mistero della gioia si contempla che Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Guarda un po'. Gesù, portato da mamma Maria, Giuseppe, da Simeone, un uomo giusto di Dio che ha capito subito che Gesù era il Salvatore del mondo. Pensa, Padre nostro, e allora riconoscemolo pure noi come ha fatto Simeone. Gesù è il nostro unico bene e Salvatore. L'unica nostra salvezza, Gesù. Padre nostro che sei in cielo, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, sono mezzogiorno e mezzo, del 15 di agosto 2016. Devo andare a casa io, però un'altra decina e un'altra 50 mitragliature, 50 allora un'altra 60 proiettili in tutto, lo sai perché? Perché un'altra decina di proiettili per contro l'inferno con rosario e 50 con la coroncina. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, quindi i genitori l'hanno perso per 3 giorni, dopo l'hanno andato in cerca, l'hanno trovato che predicava ai sacerdoti anziani nel Tempio, a 12 anni, pensa. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
ringrazio il Signore con te, dicendo che la frase non è per il frutto tuo sia Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e pengenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, di la dolce Vergine Maria. Un Padre a me gloria, secondo l'intenzione del Sommo Papa, e poi un credo e mitragliamo l'inferno con la coroncina. Però le intenzioni pure nostre, ci mettiamo le intenzioni nostre, quelle che ci è venuto il cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Grazie Gesù, lode e gloria a te, mi confido in te Gesù, sempre. Guarda un po' dopo chi, tutti i giornali che mi ha dato mamma da legge, chi? Guarda un po' sto bambino che gli manca le gambe e allora gli ha dato tutte protesi. Ogni gamba, ogni protesi per fare uno sport diverso, guarda le bellino, poverino. E dopo c'è anche altre persone che ci hanno insieme come quel bambino, con le gambe finte, vedi? C'ha i robot, c'ha i cyborg, vedi? Pare il bimbo che corre con 40 gambe. Guarda un po'. Le gambe, ogni cosa per il suo sport. Guarda tu, quanti ce n'è dei penati. Dopo qua c'è un giornale Porto Maria in strada fra... Ma è una miseria. Guarda. Questo chi? Questo uomo chi? Dice Porto Maria in strada fra prostitute e trans. Anche loro sono figli di Dio e la Vergine è in ognuno di noi. La storia di Salvatore Iniguez, 53 anni, che ha scelto di aiutare secondo le proprie possibilità gli intoccabili. È così che di giorno si occupa degli anziani e di notte con un quadro di Maria in mano gira fra chi vende il proprio corpo spinto dalla disperazione. Iniguez è stato uno dei protagonisti del film Terra di Maria di Cotelo. Guarda che roba, oh. Iniguez aiuta le prostitute a scappare fuori da quella brutta situazione. Col coso di Maria in mano, guarda. Guarda un po' il demonio come è fatto. Guarda che schifo, guarda. Questa è una statua raffigurata, no? Con i corni d'ariete. Guarda che schifo. A Maggiugorje, infatti, nel 2000, l'amico mio Mauretto, l'ho raccontato mille volte, ha scattato con la Polaroid e nel capannon dove capparia Maria, no? La Madonnina, Gesù, è apparsi a Maria, una delle veggenti, uno dei veggenti, no?
Allora è apparsa Gesù e Maria, che mamma Maria benediva i fedeli, no? Dentro col capannò. De fora si è vista la finestra dalla Polaroid, dall'istantanea, dalla fotografia istantanea, nella finestra, nel davanzale c'era il demonio così, facciato così, con i corni d'ariete che stava a guardare dentro. Perché tu c'è il male, c'è sempre il due, che c'è il bene, c'è sempre il male che vuole traviare le anime. Il demonio vuole sempre traviare le anime. Allora, guardiamo un po' un attimo. Poi cosa c'è qui? Che mi voleva far leggere mia madre, mi volevo far leggere a te pure. Allora, miracoli. Guarda, dopo chi c'era bello sta rivista da leggere, guarda. I due soli, quello del creato e quello dello spirito. Perché il sole del creato ci dona la vita giornaliera, giornalmente per il corpo, E quello invece dello spirito, il sole che sta dentro ognuno di noi, se non lo coltiviamo il sole dello spirito, no, vivemo per sempre, in eterno, sempre se famo del bene, come ho detto prima in tutte le registrazioni. Adesso io ti saluto, termino qui questa produzione video, volemoci bene tutti quanti, cerchiamo da toglierci tutti i sentimenti cattivi e da procurarci il bene per il nostro Dio, per noi stessi, per gli altri. Così se noi ci procuriamo il bene, cerchiamo da comportarci il meglio possibile verso di Dio, verso di noi, verso l'ecosistema, verso degli altri, noi stiamo meglio, pure di salute. Quindi miglioriamo la nostra situazione volendoci bene, amamoci e amandoci gli uni gli altri. Amamoci, ho detto, mi sono confuso però. Quando io parlo, dico delle frasi un po' sconnesse che non c'hanno né capo né coda, però c'è sempre un significato su quello che dico, anche se mi spiego male. Quindi tutti coloro che mi seguono, te che mi stai a guardare, abbi pazienza se mi spiego male, però il significato c'è e come se c'è e come. Adesso termino qui e dentro un loculo. Dentro un loculo e cerchiamo di non essere incazzati, basta, volemoci bene tutti quanti, perché presto ci aspetta un loculo, un buco, dentro lì andiamo a finire, e prima di andarci a finire famo del bene, in modo che l'anima va via dal corpo, esce fuori dal corpo e va nella dimensione dell'amore, dove tutto è energia che pullula di vita senza la morte e per sempre, non ci sarà più la morte in assoluto. Gioiremo per sempre in eterno nella gioia immensa insieme, e ci rincontreremo con i nostri cari se ci amiamo tutti quanti qui della terra, volemoci bene una volta per tutte, basta a operare il male. Guarda un po', oggi è la festa dell'Assunta, eccola qui, l'eterno riposo di una Assunta. Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. Guarda un po', Assunta, a posto, dai, andiamo dentro, va. L'udienza è tolta. Grazie a tutti. Ciao!